Buonasera, buonasera, bentornati a Volley.tv, puntata numero 9 del nostro appuntamento che parla di pallavolo romagnola, ma non solo romagnola, perché come vedrete spazieremo anche fuori dalla nostra regione. Saluto le mie compagne di viaggio Camilla Orlandini. Buonasera. E Sara Canto, Camilla in bianco, Sara in nero, così siamo apposta. Esatto, tutto vi siete coordinato. Sentite, vi siete sentite prima, vi siete messe d'accordo. Ben arrivati i nostri ospiti, che oggi sono come sempre tanti e qualificati. Salutiamo Enrico Zappoli, schiacciatore della CMC Ravenna, ben arrivato. Enrico, che arriva dal Brasile, ma insomma un po' di legame con l'Italia ce l'ha e quindi ci racconterà un po' la sua storia. Ci racconterà la sua storia anche Angelica D'Aurea, che arriva da Ravenna ma sponda Teodora Glovex. Tra l'altro Angelica, compri, no, com'è, paghi uno e compri due, perché fa due campionati, esatto, praticamente, quindi ci racconterà sia della Serie C sia della Serie B2. Saluto la famiglia Virolis Family, Marco e Paolo Viroli, che rappresentano qui il Volley 2002 Forlì, non perché giochino, anche perché non vi fanno giocare, vero? No. Ci avete provato, ci abbiamo provato, non vi fanno giocare. Marco ha detto stampa, Paolo speaker e insomma, è tutto fare della società. Qualcuno ci chiederà perché non ci sono le giocatrici. Marco, poi gireremo la domanda. Dillo subito. Lo dico subito. Certo. In quanto appunto non giochiamo i quarti di finale della Coppa Italia, sono scappate tutte. Questa settimana sì. Pensavo che le straniere si fermassero, e qua invece hanno detto: abbiamo tre giorni, andiamo un po' in giro per l'Italia a vedere. Un po' di vacanza. Ci vuole, sì. No? Siamo praticamente, sì, mancano due mesi, poco più, alla fine della stagione. C'è la volata finale e speriamo che sia una volata che quantomeno regali il penultimo posto a Forlì, perché questo ormai diventa l'obiettivo. Tra l'altro siete proprio belli così sulla nostra nuova tribuna. Esatto. Abbiamo inaugurato questa novità particolare. Domenica avevamo il sopra e il sotto. Io la Sara li invidiamo molto. Esatto, perché su quella tribuna si sta parecchio, perché lo sgabello non è proprio così comodo. No, meglio la tribuna. Allora, chissà se sta comodo Marco Silvestroni, schiacciatore della Software Forlì, uno dei giovani prodotti della società locale, che prova a salvarsi esattamente come la Volley 2002. Ci salviamo addirittura. Lanciamo questo messaggio così in apertura. Bene, allora, e poi saluto Vincenzo Benini, che invece fa parte dei nostri compagni di viaggio, volleyromagna.it. Però lui sta sulla tribuna. Sì, però io preferisco voi qui a fianco a me rispetto a Vincenzo. Non me ne voglia, Vincenzo. Non credo. Anche tu, immagino che insomma, anche se non stiamo vicini, stiamo bene uguale. Ecco, ci vogliamo bene, però no, vabbè. Vincenzo, volleyromagna.it, tutte le notizie del volley romagnolo. Li potete trovare su questo sito, che è sempre aggiornatissimo, e tutto quello che accade in Romagna è monitorato. Poi noi sviluppiamo il martedì, sviluppiamo i temi della settimana. Da dove cominciamo? Da Enrico? Iniziamo da Enrico? Allora, Enrico, che si è fatto in 10 giorni 4 partite, 13 set, 2 vittorie, anzi 3 vittorie e una sconfitta. Va bene così, Enrico. Era meglio fare tutte e 4 vittorie, ma chi, diciamo, sì, dai, va bene su. Così, no, perché anche fare trasferta così, questa roba, dopo 4 partite siamo tutti morti. Davvero, 10 giorni, 4 partite, 3-2, così è difficile. Però penso che la più difficile che abbiamo fatto era quella trasferta a Liberec. Sì. Ho fatto una trasferta di 15 ore, dopo giocare così, va bene, vinciamo, ha vinto, e dopo è ritornato qua, ha vinto 3-0, più tranquillo. Sì. Non è facile, non è facile. Anche se tu arrivi da uno stato dove
le trasferte non è che sono dietro l'angolo, no? Quando tu devi andare, non so, da San Paolo a Rio, oppure non sono cose veloci. Non sono cose veloci, no. Tu hai giocato, tra l'altro, non hai mai giocato titolare, però hai giocato, eri in una squadra della Serie A. Era una squadra della Serie A, sì, Canoas. Canoas, sì. Si chiamava. Ho giocato un bel po'. Ho giocato 8 partite. Quindi lì si fanno delle trasferte sempre enormi. Con aereo, sì. Sempre con aereo, perché con Puma è impossibile. E quindi, insomma, bene o male è uguale là come qua. Sì. Però magari non ce ne sono 4 in 10 giorni, ecco. Sì, non c'è questo, eh. La prima volta che ha fatto questo così di giocare 4 partite difficile in 10 giorni. Allora, Enrico Zappoli, che è arrivato quest'anno a Ravenna in Italia, è arrivato come riserva, poi diciamo che si è scoperto un bel giocatore titolare. Un bel giocatore titolare, Sara. È stata una bella rivelazione. Giovane, quanti anni hai? 19. E 19, tu a 19 anni avresti mai pensato di giocare 10 partite da titolare in Italia? Questo che sempre parlo con i miei genitori, così, una roba, un giorno hai svegliato e dopo, quando ho visto, era dentro del campo per giocare contro squadre che... Sì, c'era qualcuno, dammi il pizzicotto, dammi... Sì, questo. Io guardavo sempre TV, vedevo solo quello dei giocatori a TV, mai giocato contro. E dopo, quando mi svegliato, sono avanti di loro e devo fare il mio meglio, questo è il principale. C'è stato un momento in cui sei stato proprio bloccato dall'emozione? Certo. Qual è stato il momento più difficile? Il momento più difficile è contro Modena, a Coppa Italia. Sì. Il primo 10 punti, ha detto a Valdo, era bloccato, non sapevo dove era, non sentivo niente, era in altro mondo io. Sì, capita, cioè non è che sei solo tu, però insomma, diciamo che farcelo raccontare dalla tua fa un certo effetto, insomma. Ma immagino Vincenzo catapultato lì, tra l'altro in un palazzetto dello sport, esatto, quello di Modena, no? A Modena è uno dei tempi della pallavolo, per cui è sicuramente stata una gran bella esperienza. Contro una squadra, oltretutto, che comunque di là... Più forte di così è difficile, campioni, cioè... Quando ti sei trovato Bruno dall'altra parte, cosa hai pensato? A Bruno, no? Ho giocato contro lui a Quindi non è a stata Brasile. Una novità? Sì, ma contro Negapé, Kovacevic, tutto quello, è una roba così... mi ha bloccato veramente, non poteva fare niente. Però, bloccato, ma fino a un certo punto, Sara, perché... Sì, perché non sembrerebbe così bloccato il ragazzo quando gioca. Sì, sì, no, cioè... Insomma, dai l'impressione di essere già quasi un veterano, perché la tua solidità, la ricezione, la posizione, la capacità anche di capire dove va a finire il pallone, insomma, mi sembra che tu sia nato su un campo di pallavolo, così a occhio, da fuori, o sbaglio? No, è che sembra di fuori... sono tranquilli, però quando ha la testa qua dentro, che è un po' confusa, questo è il problema. Però sì, adesso sono più tranquillo, anche perché tutti i compagni di squadra mi aiutano sempre. Questa... Ecco, qui tra l'altro abbiamo altri due giocatori che più o meno hanno la sua storia, perché Angelica non è partita come titolare in Serie B2, però qualche volta ti sei trovata a giocare. Non è una cosa facile, sai, neanche per noi. Perché qual è stato il momento, insomma, più emozionante di questa stagione? Ce perché sono tu tanti. Non avevi mai giocato in Serie B2, no? Era il primo anno che faccio un campionato di categoria. Scusa, quanti anni hai? 17. Ecco, ok. No, Camilla, ci sei passata anche tu. Comunque è più grande dei miei compagni di squadra. appunto. E ci sono tanti momenti belli da ricordare di questo campionato. Siamo ancora a metà, abbiamo appena finito il girone d'andata e sta per iniziare quello di ritorno. E ce ne sono tanti belli da ricordare, difficili anche, contro squadre molto più forti di noi. Però comunque ci siamo fatte valere, quindi
è quella la cosa importante. Dopo devo chiederti una cosa, ma la chiediamo dopo. Vincenzo forse sa di cosa sto parlando. Marco, invece, anche tu quest'anno non eri partito con, diciamo, con le aspettative di fare titolare, e invece ti sei trovato lì per una serie di motivi, no? Io praticamente dall'under 18 non ho mai giocato titolare, mai. E sentire il proprio nome nello starting six è una cosa fantastica. Cioè, e anche tu hai vissuto questo momento particolare dell'emozione, che non capivi niente, dove eri? Ma no, cioè praticamente... No. Cioè, alla non fine ti è capitato quando... di giocare contro Modena, intanto, questo lo dobbiamo dire. Esatto. Però quando entri in campo, cioè, l'emozione a volte la lasci da parte e fai quello che devi fare. Enrico, ti aspettavi, diciamo, tutto quello che è successo fino a questo momento? Quando tu sei arrivato a Ravenna, ti sei guardato un attimo attorno e ti aspettavi che questa fosse la forza di, cioè, che questa squadra potesse arrivare in questa zona? Pensavi di essere meglio, peggio? Come ti aspettavi questa stagione e come si è sviluppata? Io aspettavo, penso, così, perché non è che aspettavo così, però andato via Toniuti dopo, sì, infortunio di Rafa, infortunio di Renan. In questa roba ho pensato, andiamo giù, perché perdi uno, l'altro due sono infortunato. Dopo ho visto che la squadra, come si dice, si è compattata, sì, così, e dopo è andato benissimo. E adesso penso che possiamo fare un po' meglio. Se noi andiamo in Brasile, stiamo 4 mesi, secondo te dobbiamo parlare bene il brasiliano? No, come assolutamente lui? Assolutamente l'italiano? No. No, ma tu hai già, però, avevi un po' studiato prima. No, io non ho studiato niente di italiano. Veramente? Cioè, il primo anno... niente. Quindi il fatto che tuo papà giocasse in Italia, tu non sapevi niente, sì, di italiano? Solo mangiare. Pizza, pasta, questi, sì, questo, sì. Ok. Sono le basi, alla fine. Sì, beh, certo. Si inizia dal cibo e poi esatto. Piano. No, però ti trovi bene? Ravenna, sì, molto bene. Sì, molto bene. Ormai questa può diventare la tua seconda casa. Insomma, e non è difficile si trovare bene a Ravenna, eh? No. Perché non è che è una città grandissima, così è tranquilla. No, poi con delle ragazze così, abbiamo delle ragazze ravennate, insomma, direi che abbiamo una buona rappresentanza qua, no? Veramente. Guarda e ride, non so per quale motivo. Deve piangere. No, però la fidanzata a casa non può dire niente. No? Sì? No, single, no. Io, tranquillo. Sì, single, ok, perfetto. Questa è la domanda. Però un single tranquillo. È un single. Tutte le ragazze che stanno guardando non vedevano. Esatto, io so, ma infatti io faccio, interpreto quelle che sono le domande da casa. Vincenzo, invece fai una domanda seria tu a Enrico, magari parlando di pallavolo, se vuoi, non lo so, fai tu. Adesso l'ultima partita contro Alto Tevere, eravate forse un po' stanchi, però avete vinto per la prima volta un tie break in campionato, perché in Coppa avevate vinto in Repubblica Ceca. Ecco, adesso avete la prossima partita, una delle partite più difficili, che è a Civitanova contro Treia. Ecco, però avete un giorno in più, avete un po' di tempo per riprendervi. Come vedete questa partita, che può essere un bel banco di prova? Ecco. Vediamo che adesso c'è, se non mi ricordo bene, 4 partite in fila che sono più difficili per noi. Comincia con Macerata e questa settimana adesso siamo più carico per andare là e fare il nostro meglio. Vediamo se possiamo vincere o no, anche perché loro domenica non hanno giocato con la sua squadra titolare, ha giocato con tanti altri e ha vinto. Questo è... Si deve pensare bene, perché... Secondo me con voi giocano con quella titolare, così a occhio, eh? Sì. Per me sì. No, beh, è chiaro che lì c'erano dei problemi, sì, anche fisici. Sì, problemi, sì. Cover è un problema fisico, ancora deve smaltire quella... Ma siamo un po' avanti di loro, perché penso che questa settimana loro gioca a Cev, no? Sì, così è, fai una trasferta come noi hai fatto. Sono un po' stanchi anche loro. Arriva domenica morto. Arriva domenica contro queste squadre qui, bisogna sperare che non siano al 100%. Questo è.
Poi dobbiamo giocare 100% e loro un po', esatto, meno. Bisogna arrivare così. Poi io, ormai sono abbonato al tie break. Chissà, magari chissà. Facciamo la firma per il tie break contro Macerata. Allora, io direi di fare così, ci fermiamo per qualche minuto, torniamo con Enrico ma anche con gli altri ospiti, poi ascolteremo anche i top e flop della settimana. E quindi ci fermiamo, andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo. Perfetto. Torniamo in, qui dagli studi di Forlì per parlare di pallavolo con i nostri ospiti e voglio sentire anche gli amici di Forlì del Volley 2002, Marco e Paolo Viroli. Marco, non è facile farvi una domanda. Non essere troppo cattivo. Lo sai che io non sono troppo cattivo, però porca miseria. Bisogna cercare le parole giuste. Ecco, cioè porca miseria era proprio la parola giusta, no, nel senso che domenica io ero qua in studio, stavo seguendo punto per punto la vostra partita, sì. Quando ho visto che nel quarto set eravamo 22 pari ci ho creduto e poi invece non c'è stato niente da fare. È arrivata un'altra sconfitta contro Scandicci, questa volta è una sconfitta di quelle che fanno male, no? Sì, una sconfitta che fa male perché ci avevamo creduto molto, anche domenica proprio in campo si è vista una squadra tonica, si è vista una squadra, tranne che in un set, bisogna dire la verità. Sì. Il terzo set è stato un po' critico, si era persa un po' la concentrazione, probabilmente c'era stato un calo di tensione e probabilmente la partita l'abbiamo persa proprio nel terzo set. Dopo è tornata sì la concentrazione, 22 pari come dici tu, il palazzetto, tutto il Palo Romiti, che quest'anno è bello gremito, c'è gente, ci sono tifosi, c'è gente anche con i tamburi finalmente a Forlì, ci credeva e purtroppo è andata così. È andata male, ovviamente è una sconfitta pesante, è una sconfitta che è chiaro, mette nelle condizioni Forlì di poter puntare soltanto a una posizione che è la penultima. Allora, io devo mantenere lo spirito di squadra. La matematica non ci condanna. Ecco, la matematica non ci condanna. Il coach Vercesi ci crede ancora, sì. Lui è brasiliano come Enrico e quindi di carattere estremamente positivo. Questa positività l'ha trasmessa un po' a tutto il gruppo, la matematica l'hai detto tu, non ci condanna, noi dobbiamo continuare a crederci, ci sono 18 punti, bisognerebbe che anche le altre non ne facessero tanti, sì, e noi li facessimo tutti e 18. Sì, sì. Quando parliamo di ultimo posto in classifica mi viene, non riesco a non guardare Camilla. No, anche noi la matematica non ci condanna, anche perché, certo, noi anche perché voi siete solo metà, quindi avete altri 13 noi partite. Noi siamo diesel, non puntiamo a partire bene. Arrivate già in fondo, va bene. Sì. Okay. È che loro purtroppo non hanno tutte queste partite ancora da giocare, ne mancano solo 6 e quindi sono davvero... Per loro è un po' più percorso, è un po' più... Possiamo fare comunque un appello ai tifosi a venire a vedere le partite del volley in casa perché ci divertiamo e poi soprattutto abbiamo teso la mano ai tifosi del basket, esatto, che rimasti orfani, soprattutto a chi aveva l'abbonamento. Nelle ultime 3 partite di campionato che giocheremo in casa, chi presenterà la tessera di abbonamento della Fulgor Libertas per la stagione in corso pagherà il biglietto 1 euro. Esatto. Quindi... Paolo, ti eri illuso quest'anno di poter urlare tutto l'anno Beh, dico la verità, sì, senz'altro. Quest'anno c'erano i presupposti per forse riuscire a fare un campionato migliore, però lo spirito dello speaker deve essere sempre uno spirito di grande euforia, assolutamente. Deve trascinare nel limite del consentito perché naturalmente anche lo speaker ha dei suoi limiti, non è che posso essere di parte proprio completamente perché altrimenti poi vengo ripreso, sanzionato dagli arbitri.
però naturalmente cerchiamo sempre. È quello che manca un pochino proprio a livello di squadra, non è tanto appunto la qualità, non sono tanto la qualità e i valori in campo, ma è la parte mentale, psicologica delle ragazze che manca un pochino. E stiamo lavorando molto su questo, appunto anche come diceva Marco, il coach Vercesi, è uno che punta molto su questo aspetto qui, cerca proprio di incitare, di spronare al massimo le ragazze proprio per riuscire a inculcare in loro la voglia di vincere, perché naturalmente come si sa vincere aiuta a vincere, riuscendo a vincere siamo tutti convinti e strasicuri che riusciremo a incanalarci in una diciamo che positiva. Quella di domenica era la partita quella dove di domenica se vediamo non cioè, finisce, cioè nel senso che purtroppo ci fossero il 15 primo... partite potremmo dire, però ne mancano. È stata anche un pochettino di sfortuna, se vogliamo, perché il primo set come il secondo si è chiuso ai vantaggi, potevamo vincere tranquillamente, invece ancora una volta siamo stati diciamo sfortunati a non farci. Il secondo i vantaggi abbiamo chiuso e abbiamo vinto. Ecco, noi cerchiamo di vedere la classifica non così com'è, ma ribaltandola, sì, ribaltata, ed è bellissimo. Ed è questo. Noi siamo primi praticamente, esatto, e questo è lo spirito che vogliamo che le ragazze proprio apprendano e sentano forte. Bene, ma no, ci può stare questa lettura così un po' bizzarra, ma utile. Tra l'altro non si direbbe che sono fratelli loro due, per niente. Vincenzo, diversissimi, gemelli diversi si potrebbe dire. No, Vincenzo, è chiaro, questa ormai è una stagione che sta volgendo al termine, è chiaro che qui bisogna provare a guardare avanti, tanto Forlì è adesso si mette lì, intanto proviamo ad arrivare penultimi e poi ci si mette lì alla finestra, si sa mai che qualcuno rinunci, che ci sia il solito balletto come si fa a fine anno. Ma intanto guardando già ancora questa stagione qui, bisogna sempre ricordarsi che c'è anche l'opzione dei play-out, nel senso che entro i 4 punti di distacco, la penultima gioca contro la terzultima, che in questo momento è Firenze, e al momento però sono ben 11 punti di differenza, sono tanti, ecco, 7 punti, questo volley 2002 la vedo molto dura che riesca a prenderli, ecco, anche perché Firenze ha fatto un punto anche ieri sera, una partita difficile, per cui... Per quanto riguarda invece la prospettiva, la squadra era stata costruita per fare la 2, con tante giovani. Poi all'ultimo momento è stato questo ripescaggio con l'arrivo di Agüero, l'arrivo di Cardullo, ecco, l'arrivo di Stoltenborg. Sicuramente la cosa migliore potrebbe essere proprio cercare di far crescere questo gruppo di ragazze, in vista magari anche della prossima stagione, che sia a 1 o che a 2, alla fine probabilmente non fa grandissima differenza, nel senso che nella prospettiva che loro crescono anche perché hanno un grandissimo allenatore, perché Vercesi è molto bravo come allenatore, hanno una compagna come Agüero da cui possono imparare tantissimo, per cui guardare la stagione... Sì, guardiamo adesso, ma guardiamo anche avanti, Marco. Vincenzo lo facciamo diventare addetto stampa della voglia. Sei già pronto, Vincenzo? Mi ero anche proposto. Non potevo dire le cose in maniera migliore, ha già detto tutto Vincenzo, ci speriamo che appunto si possa costruire qualcosa, che si possa portare avanti nella prossima stagione. Cerchiamo di, da una parte le rose e i fiori vanno bene, dall'altra bisogna anche dire che probabilmente uno o due innesti in più all'inizio del campionato avrebbero cambiato un po' l'ordine delle cose, no? Sì, posso dire una parola che coach Vercesi non vuole che si usi, siamo stati un po' sfortunati, perché il ripescaggio è una settimana, costretti ad andare sul mercato in pochissimi a prendere giorni. Quello che c'era. Ma cosa c'era? Insomma, nel senso che poi non è che è arrivata. Esatto, la palleggiatrice titolare dell'Olanda. Comunque Agüero e Cardullo, che sono due giocatrici di grandissimo livello. Sì, le cose sono state fatte anche molto bene in quel poco tempo. Però tutta la preparazione era stata fatta per la 2. Certo. E adesso nel mercato di gennaio c'è stato un piccolo problema con Coleva. Con il cartellino di Coleva, e quindi ci siamo giocati la seconda opzione per la seconda giocatrice, che saremmo andati
sicuramente da acquistare sul mercato. Marco, esiste un po' di gemellaggio fra le due squadre forlivesi, cioè si è creato un buon gruppo, perché almeno uno bisogna che si salvi, quindi se non tocca loro bisogna che tocchi a voi, no? Un po' di immagino sul palazzetto, orari di allenamento simili, vi siete trovati ogni tanto, no? Al palasport assieme alle ragazze, no? No, noi ci arriviamo al Palafiera, loro okay. Però so che c'è. No, si sì. Sta creando un buon gruppo sì, globale, sì. Quindi magari insomma cercate di. Speriamo magari di salvarci tutti e due. Almeno una, anche perché almeno ci accontenteremo di una. Le nostre sono tutte belle ragazze. Ma anche loro sono bei ragazzi. Adesso, non dovrei essere io a dirlo, ma le mie compagne di viaggio, ma magari insomma software non mi guardi male, non so perché. Non l'ho capito. Vogliamo parlare anche con i nostri ospiti, Marco Silvestroni e Angelica Daurea di Serie B, ma prima direi di fare il top e flop della Serie 1 maschile. Oggi ci scuseranno gli appassionati, ma non abbiamo la Serie 1 femminile per una serie di motivi tecnici. Poi torneremo in studio e parleremo anche di Serie B con i nostri ospiti e magari anche di Serie C, perché Angelica fa il giovedì, schiaccia in Serie C, il sabato schiaccia in B2, è il lavoro ammazzato, esatto. Come si dice qui da noi. Top e flop della Serie 1. I flop: al terzo posto Sasa Starovic, perde il duello a distanza degli opposti con Atanasievic, solo 18 punti complessivi, neanche la metà del rivale, un 37% in attacco che incide non poco sulla sconfitta di Latina a Perugia. Al secondo posto Trento, ex capolista, crollo a Molfetta, seconda sconfitta stagionale in campionato, addio vetta della classifica ceduta solo dopo 3 giornate. I Dolomitici incappano in uno stop inatteso, colpiti dalla freschezza e dalla voglia dei pugliesi che li imbrigliano nei momenti cruciali. Non bastano i 16 muri punto e l'eccellente prestazione di Filippo Lanza, che chiude con 25 punti e il 62% in attacco. Al primo posto Piacenza, quarta sconfitta consecutiva in campionato per la squadra di Radici, che negli ultimi 6 incontri giocati è riuscita a vincere solo la sfida di Champions League contro il Roseler. Gli emiliani sono sempre più in un tunnel da cui sembra molto difficile uscire. Molfetta ferma Trento e scappa via in ottica ottavo posto, l'ultimo utile per accedere ai play-off. Contro Verona non funziona sostanzialmente nulla, si salva solo Poei. Capitan Zlatan varranca e soprattutto l'infinito Papi produce solo 3 punti. I top: al terzo posto Dusan Bonačić, un'autentica sorpresa, Macerata deve rinunciare a Kovar, Caviglia ancora in fase di recupero dopo l'infortunio in Coppa Italia e a Parodi influenza. Coach Giuliani è così costretto ad affidare il posto 4 al giovane cileno e non se ne pentirà. Lo schiacciatore gioca il suo primo incontro da titolare in Italia, in precedenza solo degli spezzoni di gara in 2 incontri, e contribuisce in maniera determinante a schiacciare Padova, confermando così il terzo posto in classifica, 21 punti, 48% in attacco, 6 muri. Al secondo posto Aleksandar Atanasievic, disarmante, per l'opposto serbo parla solo un numero, 38 punti. Il bomber di Perugia si insedia al terzo posto della classifica dei migliori marcatori in un incontro di Serie A e trascina la sua squadra alla rimonta vincente su Latina. Attacca 66 palloni, piazza il 52% in fase offensiva, pesca 3 ace, segna 20 punti negli ultimi 2 set, si procura il match point concretizzato da un muro di Barone, semplicemente fantascientifico. Al primo posto Allen Schett e Molfetta. È l'impresa della giornata e non soltanto. I pugliesi sconfiggono Trento e si divertono a far cambiare la capolista alla Superlega, ora guidata da Modena. L'ex Privia si conferma a Mazzagrandi dopo aver fermato i campioni d'Italia di Macerata, domina al servizio 11 ace e brilla nei vari fondamentali, rinsaldando l'ottava posizione in classifica. Lo schiacciatore sloveno è il grande bomber, 24 punti, 4 ace, 59% in attacco, e il suo braccio è sempre caldo nei momenti più importanti.
Bene, torniamo in studio, abbiamo l'ultimo minutino, voglio sentire da Enrico chi lo vince questo scudetto. Modena. Squadra più forte. Modena più forte. Sì, non vedi in prospettiva... Adesso non vedo, no. Magari fra due mesi, non si sa. Credo che Modena. Modena, quindi i nostri amici modenesi sono avvertiti, siete voi i favoriti in questo momento. Ma insomma, penseranno che gliela stiamo buffando. No, però... la stiamo buffando, si è visto, la Coppa Italia mi sembra che abbia dato chiaramente l'idea. E poi insomma, se l'alternativa numero uno è Trento e Trento va a perdere la Molfetta, poi... Non insomma... è ancora pronta Trento adesso a vincere lo scudetto, si vede. È probabile che sia così. Allora, noi ci fermiamo ancora un po' e poi, ma voi non andate via perché poi vogliamo parlare ancora con tutti i nostri ospiti, abbiamo i top e flop della Serie B, abbiamo gli appuntamenti della settimana, che ce ne sono tanti, gioca anche Camilla, quindi no, siamo... è vero, noi abbiamo la pausa. È vero, hai ragione, quindi saranno pochi gli appuntamenti della settimana. Ci fermiamo, pubblicità. Terza e ultima parte di Volley.tv, nona puntata, Marco Silvestroni, Software for Lee. Oggi ci tocca parlare di squadre in lotta per non retrocedere, ma purtroppo ecco, vogliamo anche ricordare, Vincenzo, che è vero, ci sono squadre che sono in lotta per non retrocedere, ma ci sono tre squadre emiliano-romagnole in B1, e anzi in tre B2 campioni, che hanno tre vinto, campioni d'inverno. Tre campioni d'inverno, insomma. Abbiamo nel B2, abbiamo... Nel girone di Serie B2 maschile abbiamo la Foris con Sedice, che è prima in classifica assieme a Massa, però è prima perché ha un miglior quoziente vittorie. Stesso discorso per la Clai, che è prima con Offanengo, però anche essa ha il miglior quoziente 7 in questo, sì, caso, esatto. Mentre nell'altro girone, nel girone F della B2 femminile, San Giovanni Marignano ha fatto percorso netto, ha perso fino ad ora 2-7, vorrei ricordare uno proprio contro la Teodora, cioè esatto, una partita esatto, che tra l'altro ho visto proprio dal vivo, e ho visto una gran bella Teodora. E secondo me hanno rischiato anche di farne due. Sì, dopo glielo chiediamo. Però prima voglio sentire da Marco che hanno rischiato di farne uno loro sabato scorso, però Marco ancora una volta... manca sempre quel 0, qualcosa per fare punti. Ci manca freddezza nella parte finale del set, infatti arriviamo sempre, quasi sempre, primi al secondo time out tecnico, e peccato che dopo prendiamo dei blackout totali. E... sì, che è chiaro che... sappiamo, voi eravate partiti con un giocatore come Roberti, che è un giocatore che per la categoria è sicuramente importante. Tra l'altro era il tuo, diciamo, titolare nel tuo ruolo, no? Perché tu sei partito un po' come Jolly su palla alta, esatto. Opposto banda, no? E sono partito a fare l'opposto. E poi abbiamo, cioè io però sono una banda, sì mi hanno usato un pochino come Jolly, e anche adesso, perché mancava Marrazzo, adesso sta rientrando, sì, Marrazzo, adesso abbiamo trovato un giusto equilibrio mettendo Mambelli opposto e spostando me in banda, e sembra che le cose vadano meglio. Sì, Vincenzo, vanno meglio sicuramente, perché è arrivata questa vittoria con Bolzano che ha rimesso un po' in piedi la situazione, no? Sì, poi hanno perso sabato a Grottazzolina 3-1, una partita comunque mi sembra molto abbastanza lottata, ecco. E sconta il fatto probabilmente di essere una squadra molto giovane, per cui, perché a parte, parlavo proprio prima con lui, a parte il palleggiatore De Angeli e il centrale De Leonibus, sono tutti dal 92-93 in su, per cui sono tutti ragazzi molto giovani, probabilmente questo fatto qui nei momenti importanti di non essere concreti proprio può anche essere un peccato un po' di inesperienza, ecco. Sì,
paghiamoli l'esperienza soprattutto. Pagateli l'esperienza, però state lavorando tanto. Stiamo lavorando tanto, ci alleniamo mattina e sera, tutti i giorni, e facciamo l'allenamento anche prima della partita, e probabilmente, cioè no, ne sono sicuro, i frutti si vedranno. E si stanno già vedendo. I frutti si stanno già vedendo, perché questa è una squadra che è partita con, non so, giocando molto molto bene in alcune gare con la ricezione, molto molto male con la battuta, oppure, cioè, non si mettevano mai le caselle. Adesso invece le caselle... No, adesso le caselle si metteranno. Ma si stanno già mettendo a posto, no? Sono partite un po' meno altalenanti le vostre ultimamente, no? Sì. Adesso... si può dire che siamo un pochino più equilibrati in tutto, ricezione, battuta, attacco, muro soprattutto, tocchiamo molto, e dico, ci penalizza soprattutto quel blackout che abbiamo ogni tanto, nei momenti e che bisogna evitare nel girone di ritorno, perché esatto. Sennò si va giù. Angelica, invece voglio partire da una cosa che ci ha detto la nostra... amica e collega Michela Grasso, sto parlando con Vincenzo Benini, che presenta assieme a noi Volleyamo su Radio Sportiva tutti i mercoledì dalle 18 alle 19, perché vi ha incontrato, non so se ricordi il racconto, gioca a Ozzano, vi ha incontrato e ha detto: ma c'è quella lì, quella schiacciatrice lì che fa paura, quando va su fa paura, ci mette paura. Quando sgancia il braccio io mi sposterei. No, infatti, cioè, Michela diceva: no, io non ci provo neanche. Insomma, sei così violenta, sì, eh? Abbastanza. Abbastanza, eh? Mi si trattiene. Cioè, urli anche quando... Mi capita a volte di... Sì. Sì, non è un comportamento magari che vado fierissima di urlare magari in faccia all'avversario, però... A volte ci scappa. Beh, a volte ci scappa e va anche bene, cioè nel senso che abbiamo avuto qui l'Aguero ospite, ti ricordi, no? Diceva: la nostra forza di Cuba era che urlavamo tutte come del matto e le altre ci prendevano paura. Però ogni tanto conta, no? Sì, molto. Anche un po' i brasiliani, un po', sono un po' così, sì, un po' rompiscatole da quel punto di vista. Da trovarsi. Ricordiamo Zanuto comunque, che quando è in campo. Esatto. Esatto. Zanuto si faceva sentire e non lo sopportavano né avversari e anche poi compagni. Però insomma, diciamo che voi siete calienti da questo punto di vista. Sì, c'è tanti che sono così, brasiliano, mamma mia. Non Enrico però, tu non sei così. No, io sono più tranquillo. Sei più tranquillo. Io penso che a me... Abbiamo preso tu e Renan, che siete gli unici brasiliani tranquilli. Renan penso che è più tranquillo di me. Esatto. Sì, è più, insomma, più tranquillo. Però è più tranquillo, ma anche a te, quando ti arriva la palla giusta, insomma, la botta arriva, insomma, no? Sì. Giusto. Sì. Angelica, invece, dei pallonetti, conosci l'esistenza? Di questa cosa, no. Sì, però è anche più divertente. Certo, sentire il gioco a terra è divertente. Dicevi, no, volevo dire, se volete vedere un brasiliano invece sì, non del tutto, sì, abbiamo capito martedì scorso che Angelo Vercesi deve essere un spettacolo po'... nello spettacolo. Immagino che sia allegorico da questo punto di vista. Tra l'altro, Enrico, come fai? Sta arrivando il carnevale, sei qua in Italia? Questo è difficile, un problema, perché quando vado a casa, quando ritorno a casa, adesso è inverno, come qua. Sì. Ho un freddo. vivo adesso a inverno, non ce l'ho estate. Sempre inverno. Vabbè. Te rimarrai qua un po' a Marina di Ravenna quest'estate, dai, per farti un po' d'estate. Certo. Esatto. Angelica, stanno andando molto bene le cose quest'anno. Sì. Finalmente qualcuno che sorride oggi, perché insomma arrivano. No, anche Enrico, però. Come squadra siamo molto contenta, perché all'inizio anno ci avevamo prefissato l'obiettivo di non retrocedere, e invece abbiamo un quinto posto ben meritato, a mio parere, perché comunque stiamo facendo dei buoni risultati. E c'è stata la sconfitta contro San Giovanni Marignano, ma prima in classifica, tutta giusta, nessuno, cioè... infatti poi abbiamo vinto anche ma un set. La cosa bella è che, cioè, questa sconfitta con San Giovanni Marignano in casa Teodoro... Lo stesso valore come una vittoria. No, d'accordo, però l'avete presa proprio, cioè, voi credevate di poter vincere a un certo punto? Magari non di vincere, però di arrivare a fare un tie break. L'ultimo set ci avevamo quasi creduto, poi abbiamo preso tre muri di fila, siamo calati di testa anche lì e...
ha preso il sopravvento San Giovanni Magliano. Ha preso il sopravvento. Però una partita, io l'ho vista, veramente bella, anch'io pensavo, secondo me se lo meritavano anche di arrivare fino al tie break. Vincenzo, cosa dobbiamo aspettarci dal girone di ritorno di queste due squadre? La Teodora altri 20 punti è in crescita, per cui no, è particolare perché ha 8 punti sia dalla zona playoff che dalla zona di retrocessione. La zona di retrocessione ormai secondo me non ci deve neanche più pensare. E magari... Però bisogna stare attenti lì, perché ci sono due o tre squadre che non sono proprio da retrocessione, no, in zona Gabice, c'è la Stella Rimini, c'è Stella, Gabice, sì, sì, che insomma no, loro devono cercare di stare un po', poi riprendono subito il campionato, non questo weekend, quello dopo, subito contro Moia, che è la seconda in classifica, per cui hanno subito un impatto duro, bello tosto. Però vedendo come stanno crescendo le giovani, che mi impressiona veramente, perché anch'io ho visto la partita contro la Battistelli e a un certo punto il terzo set sono entrate queste seconde linee che però hanno giocato meglio della prima, la palleggiatrice Cardini soprattutto mi ha fatto una bellissima impressione, cos'è, 99, cioè, lato centrale la Caterina Testi era 98, esatto, e io sono entrata al posto di una 2000. Perfetto, molto bene. Possono solo crescere, ecco. No, l'abbiamo detto, hanno l'asilo lì a fianco e escono e vanno direttamente a fare allenamento. Le crescono. Esatto, le crescono lì. E invece per Marco c'è una nota positiva, perché quantomeno, diciamo, in 7 anni sugli ultimi 8, diciamo, una squadra che fa 9 punti, avete fatto 8 punti nel giro d'andata, è già retrocessa, è già finito il campionato. Quest'anno Dio vuole che siano ancora lì, il quart'ultimo posto non è ancora inarrivabile, o sbaglio? No, l'anno scorso abbiamo vinto tutte le partite nel girone d'andata e perso tutto il ritorno. Quest'anno speriamo di fare il contrario. Esatto, se le vincete tutte vi potete salvare, questa è la notizia del giorno. Allora, io direi di fare così, top e flop della settimana per la Serie B e poi torniamo per salutare i nostri ospiti, per dare gli appuntamenti della settimana e per sapere dove fa le vacanze Enrico Zappoli, che insomma adesso ci dovrà pensare. Torniamo tra poco. I flop al terzo posto, la Libertas Forlì, un punto è meglio di niente, ma quando tutte le dirette rivali piazzano colpi importanti diventa poco anche il tie break perso nello scontro diretto di Ferrara. Un finale di girone di andata da incubo per la squadra forlivese, che non riesce a cambiare marcia e soprattutto non vince da troppo tempo, quasi 2 mesi. Al secondo posto il Volley Club Cesena avrebbe potuto agganciare la zona playoff con una vittoria sul campo di Crema, squadra impegnata nella lotta per non retrocedere. Si illude di poter fare un sol boccone delle Lombarde, poi crolla sotto i colpi di una squadra che dimostra di avere più fame e più sete di vittoria. Al primo posto la Stella Rimini, adesso è crisi nera per la squadra di Andrea Biselli, che sembra non saper più che pesci pigliare. A Gubbio la formazione romagnola va avanti 24-17 nel primo set e riesce a perderlo, entrando poi in uno psicodramma da cui sarà difficile uscire anche nelle prossime partite. Qualcosa si è rotto in casa Stella e bisogna rimettere i cocci assieme in fretta, perché il rischio retrocessione è dietro l'angolo. I top al terzo posto, la Teodora Glomex Ravenna, 5 vittorie nelle ultime 6 partite, la zona retrocessione è molto lontana e a manopello contro l'ultima della classe c'è spazio anche per alcune giovanissime seconde linee. Meglio di così, questo girone di andata non si poteva chiudere per la squadra di Maria Grazia Montevecchi. Al secondo posto l'Ecotec Visus Cervi, arriva la terza vittoria consecutiva, la più inattesa forse, contro Civitanova, che finora non aveva subito grossi scivoloni nel suo cammino all'insegna della tranquillità. Ora in zona tranquilla piomba anche Cervia, che continua il suo cammino a sprazzi. Dopo 6 sconfitte consecutive, 3 vittorie a fila e 9 punti. Brave davvero le ragazze di Nanni. Al primo posto i campioni d'inverno, doppio titolo in rimonta per la CLA Imola nel girone B femminile e la Foris Index CM Glomex Conselice nel girone D maschile, che sfruttano i mezzi passi falsi delle rivali per chiudere in testa il girone di andata grazie a vittorie casalinghe convincenti. Girone perfetto invece per la Battistelli San Giovanni Marignano, che batte anche Altino e conquista la 13ª vittoria consecutiva.
Bene, allora torniamo per l'ultima volata della nostra puntata di oggi, per dire intanto che ci aspetta una settimana di vacanze. Sì, perché c'è lo stacco tra... C'è lo stacco di tutto. Sì, praticamente di tutto, c'è il riposo un po' per tutto. Gioca solo Enrico. Enrico non si ferma mai con la sua CMC e va a giocare alla Civitanova, un viaggio anche fattibile, domenica, sì, visto tranquillo, si va all'outlet, ci sono diversi outlet in Civitanova, quindi si può fare tranquillamente. E invece Forlì però giovedì, Volley 2002, c'è un appuntamento. Sì, al Palaromiti 18.30, allenamento congiunto con Urbino, la Z System Urbino. Okay. Chi vince Paolo fa dei punti, valgono? Chi vince fa dei punti. Sì, così di punti umani, diciamo, sì, sempre per, no, per la testa, per la testa, per la testa. Speriamo, sì, di fare quei punti lì che poi servono per fare quelli veri. E invece poi si parte per un, sì, un viaggetto, per un viaggetto, un breve ritiro, diciamo così, di 3-4 giorni a Malibor in Slovenia. Ok, perfetto. E Malibor, tra l'altro, c'è un po' di neve, immagino, perché tra poco credo ci sia anche la gara di Coppa del Mondo di sci, quindi non andate a sciare, però voi andate in palestra a lavorare sperando di fare queste ultime 6 partite al massimo, ai massimi livelli. Enrico invece va a Treia, va a Civitanova contro Treia, squadra fortissima, però che quest'anno qualcosa ogni tanto lascia per strada, no? Quindi ci può provare. Sì, penso che questo ultimo mese loro non hanno fatto benissimo come ha fatto quando ha cominciato il campionato. Se si va con lo spirito di Latina, Sara, si può fare qualcosa? Si può fare molto di più di qualcosa. Addirittura, me. Molto sì. Di più. Cioè, quindi sì, tu ci credi? Sì, perché adesso Treia comunque non è allo splendore, o comunque non è Macerata di sempre. CMC sta facendo un bel campionato sia per il campionato italiano che CEV, quindi perché non provarci? Ci credo, bisogna crederci. Invece Angelica e Marco si preparano un weekend di tutto riposo e di tranquillità finalmente dopo un girone d'andata, perché sono fermi i campionati, ma riprenderanno la prossima settimana. Teodora, abbiamo capito, Moglie sul campo della seconda classifica, che ha vinto tutte le partite tranne quella con la Battistelli, quindi alla fine niente male. E invece Forlì è a Ferrara? A Ferrara, anzi in casa con Ferrara. A Ferrara, sabato prossimo, non questo sabato, domenica prossima, partita molto importante e magari anche, insomma, la portata, non impossibile, no? Vi conoscete quasi tutti, perché sì, poi, c'è anche Francescato, non da ridere, quindi insomma, speriamo di giocare lo scherzetto Francescato. Sì, sì. Io ringrazio Enrico Zappoli, Angelica D'Aurea, Marco Paolo Viroli, Marco Silvestroni, Vincenzo Benini, che vi dà appuntamento domani a Volleyamo, Radio Sportiva alle 18. Vi ringrazio Camilla Orlandini e Sara Canto, che sono accanto a me oggi, lo saranno per tutto il resto della stagione. Vi do appuntamento a martedì prossimo con il Volley TV. Noi ci siamo lo stesso, anche se non si gioca, sì, esatto. Ma noi continuiamo la nostra strada. Vi diciamo anche di andare a vedere volleyumagna.it per tutti gli aggiornamenti dell'ultima ora su tutte le nostre squadre, e vi auguriamo una buona serata a tutti. Arrivederci.